Eccoci con Francesco in arte Modigliani in occasione dell'uscita del suo primo disco, il disco d'esordio. Ciao Francesco, come stai? Ciao, bene, grazie. Vorrei partire però dal tuo nome d'arte, perché hai scelto Modigliani? L'ho scelto perché io ho concluso 2 anni fa, poco più di 2 anni fa, 3 anni fa ormai, un'esperienza molto lunga con una band. E dopo che si è conclusa questa esperienza, quindi ho deciso di riniziare praticamente da zero. Per questo volevo un nome in qualche modo legato alla mia città, che è la città dove sono nato e vissuto fino ad ora, che si chiama Iglesias. E quindi, insomma, ho iniziato a pensare a diversi nomi nomi delle piazze, delle spiagge, delle montagne, però volevo anche un nome che suonasse bene. E poi mi sono ricordato che nelle campagne della mia città esiste tuttora la tenuta Modigliani, dove hanno vissuto praticamente il nonno e il padre di Amedeo. E poi, insomma, informandomi, ho scoperto che Amedeo Modigliani da ragazzino veniva a trascorrere le vacanze proprio qua a Iglesias. Tra l'altro, uno dei suoi primi ritratti lo fece proprio a una ragazza conosciuta qui, e ho letto che quello è stato anche il suo primo amore, a quanto pare. Tra l'altro, questa ragazza è morta molto morta giovanissima, e per lui è stato un brutto trauma. Quindi, cioè, nel bene e nel male, la mia città ha influenzato parecchio l'arte di Amedeo Modigliani. E quindi, insomma, ho voluto unire la mia città con un nome bello, che comunque è di un artista che mi piace, tra l'altro. Quindi, per questo motivo, ho scelto Modigliani. Grazie mille. Artisticamente, come si può definire Modigliani? Quindi ti chiedo anche quali sono state le tue influenze, se ci sono stati, perdonami, dei artisti che hanno contribuito a realizzare la tua entità artistica, la tua personalità artistica fino ad oggi, quella che è oggi. Guarda, io per tutta la mia vita, diciamo che ho ascoltato molto cantautorato italiano, quindi De Gregori, Guccini, Lucio Dalla, Venditti e soprattutto Fabrizio De André, che fino ad ora rimane il mio cantautore preferito. Però ho ascoltato anche tantissima musica inglese, insomma, quindi il Britpop, soprattutto i Coldplay, che mi piacciono parecchio, gli Oasis, i Verve. E se devo scegliere il mio gruppo, diciamo, il mio gruppo preferito, sono sicuramente i Beatles. Ok, quindi queste influenze del Britpop con il cantautorato italiano ha dato vita a quelle che sono le canzoni che compongono questo album d'esordio che si intitola Uno, giusto? Giusto, esatto. Io ho cercato di. Cioè, questi sono i miei gusti e secondo me si sentono anche abbastanza nel sound del disco. Oltre al sound, anche proprio a livello di composizione. Parlando proprio di questo processo, sei un artista molto attento al modo in cui racconti le storie, metti prima in ordine le idee, poi componi o lasci che il flusso faccia il suo corso? Guarda, innanzitutto io non ho un metodo preciso che utilizzo per scrivere le canzoni e sono contento di non avercelo. E ti dirò che le canzoni più belle che ho scritto, almeno per quanto mi riguarda, sono nate tutte senza volerlo, cioè senza nemmeno un'idea in testa. Ho iniziato a suonare la chitarra o il pianoforte. Ho iniziato a scrivere, ma in una maniera anche, direi anche magica, perché è come se fossi entrato in una sorta di tunnel. E a un certo punto, una volta uscito dal tunnel, mi sono ritrovato ad avere il foglio che prima era bianco con il testo di una canzone. Okay. Questi brani cosa raccontano? Qual è la storia di questo album?
Ma guarda, questi brani raccontano soprattutto quelli che sono stati i miei ultimi 2 anni, quindi quello che ho vissuto, quello che ho provato e che ho sentito in questi 2 anni, che non, in realtà non sono stati 2 anni molto semplici per me, vabbè, un po' per tutti, visto quello che, insomma, quello che è successo, però per quanto mi riguarda non è stato semplice né per quello che è successo fuori, ma neanche per quello che è successo dentro, perché... sono stato letteralmente travolto dalle ansie, dalle insicurezze, dalle paure. E questo disco non a caso l'ho voluto chiamare Uno perché racconta un percorso, ma per me è stato anche un mezzo per uscire da questa situazione. Quindi si chiama Uno perché è il mio primo disco da solista. Però, e quindi diciamo che è una rinascita dal punto di vista musicale, ma per me è anche una rinascita dal punto di vista personale. Raccontando di questi sentimenti, quindi anche un po' l'ansia, la paura, non hai avuto paura, perdonami il gioco di parole, magari di un pregiudizio che potrebbe esserci nei confronti di questa prima opera? O delle etichette che possono essere date, ad esempio, un cantautore tratta temi un po' importanti? Ma cioè, purtroppo sono molto sensibile ai giudizi esterni, tant'è che quello che c'è in copertina del disco è un fiore di carota selvatica. Mi ha fatto, quando ho visto quella foto, ho scelto quella perché mi ha fatto proprio pensare a quella che è stata la mia situazione in questi ultimi 2 anni, dove praticamente quello è un fiore che con il vento perde dei pezzi, perde i petali. E così sono stato io, mi bastava un po' di vento, e per vento intendo dire i pareri esterni, per scombussolarmi del tutto. Una canzone che magari a me, scritta da me, che mi sembrava bella, mi bastava un parere negativo per iniziare a vederla brutta pure io. Però diciamo che sto cercando, cioè, sono già un po' uscito da questa situazione, e spero, insomma, di mettere un punto. Questo disco vorrei che fosse un punto anche a questo. Ottimo. Inoltre in questo disco c'è anche una collaborazione con Scarda nel brano Lasciare per ricominciare. Com'è nata questa collaborazione, oltre al fatto che ricordiamo Scarda fa parte della tua stessa etichetta? Sì, di Bianca Dischi. Sì, infatti lo conosco personalmente proprio perché facciamo parte della stessa etichetta. È una persona quindi che è una persona che mi piace, e stimo moltissimo per quello che fa, per come scrive. Mi piace tantissimo come scrive Scarda, e quindi era la scelta, diciamo, più naturale scegliere lui. L'ho voluto inserire in una canzone che si chiama Lasciare per ricominciare, che è sicuramente la canzone meno autobiografica del disco, perché è una canzone che ho scritto usando più l'immaginazione, perché mi sono immaginato una persona che ha lasciato la propria terra per andare a vivere in un'ipotetica città del nord. Scarda è entrato benissimo nel mood di questo pezzo, ha scritto e cantato una strofa. Esatto, proprio di questo argomento, quindi l'importanza delle radici della propria terra, tu ne parli anche nei brani Nuotare e Piccola Città. Qual è il problema dei piccoli paesi? Tu ne hai già accennato un po' in questi due pezzi. Per quanto riguarda l'arte, il suo rapportarsi con il mestiere di artista, di musicista. Guarda, sì, Nuotare parla proprio di questo atroce dubbio che ho da diversi anni, cioè quello di partire per andare a vivere in una città più adatta a quello che faccio, una città che è in grado di darmi più opportunità, come può essere Milano, ad esempio. Ho sempre avuto questo dubbio e per adesso non sono mai partito, sono sempre rimasto qui. Ovviamente con tantissime difficoltà, ovviamente c'è l'attaccamento alla terra che influisce tantissimo. In Nuotare parlo anche di questo, soprattutto del legame che si è creato con il mare, perché
sembrerà un po' banale perché il mare della Sardegna è bellissimo, lo sanno tutti, però in realtà il legame che si è creato non è, va al di là della bellezza estetica del mare, si è creato qualcosa che è anche difficile da spiegare, che ho provato a spiegarmi in una canzone. E comunque, vabbè, sto cercando di convincermi che alla fine il fatto di essere rimasto qui può anche essere una roba positiva, perché magari posso dire e dare un qualcosa di diverso. Da tanti altri artisti, magari ci sono tanti miei colleghi, tantissimi romani ad esempio, magari io posso dire qualcosa di diverso rispetto a loro, perché vivo in un pianeta diverso quasi. Ottima osservazione, quindi l'importanza delle proprie radici lo stai trasformando in una creatività artistica, in un linguaggio diverso magari da quello che è fatto anche il panorama italiano, magari dal cantautorato romano, da quello milanese. Ok, Esatto. precisissimo. Secondo te la tua generazione contro cosa sta combattendo? Mia generazione secondo me è un po' troppo schiava dei social, lo sai, secondo me ultimamente mi sto un po' questo argomento mi sta facendo ragionare parecchio su quanto sono diventati fondamentali, però fin troppo, perché mi sto rendendo conto che è diventato più importante il saper vendere un prodotto piuttosto della qualità stessa del prodotto. Tant'è che mi sono immaginato spesso tipo i cantautori che ascolto, no? Tipo di André, come, avendo i social, non so, probabilmente non li avrebbe manco usati. Insomma, questa cosa un po' mi preoccupa perché, per carità, cioè, li uso, sono importantissimi anche per me, anzi, mi hanno aiutato ad accorciare le distanze visto che vivo in Sardegna, però forse stanno prendendo un'importanza esagerata. Ok, perfetto, quindi un approccio, passami il termine, più genuino anche per quanto riguarda la creazione di un album e la sua promozione e anche la figura tra artista e persona. Ok, Sì. cosa ti auguri? Mi auguro di suonare innanzitutto, di suonare al più presto perché non dico che mi sono dimenticato come si fa, perché ogni tanto suono a casa, però insomma, ne avrei bisogno veramente, anche per me stesso, ho bisogno di far sentire queste canzoni dal vivo. Ho bisogno di condividerle con altri, con i musicisti, quindi mi auguro di suonare al più presto questo disco. Ok, Francesco in arte Modigliani, ti ringrazio e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, viva il lupo.